oggi parliamo di Stranger Things. Due motivi. Uno, è uscito il trailer della quarta stagione. Due, per chiedere scusa. Chi segue la Tana mi ha fermato per strada e mi ha detto: tu hai parlato male di Ghostbusters, tu hai parlato male di Karate Kid, come ti sei permesso? Non si fa così. E allora ho detto: ok, ammettiamo ufficialmente che con un punto di vista altro e diverso la Tana è un'operazione nostalgia potente, e andiamo a parlarvi di, per guarire questa cosa e farvi capire che veramente è un'operazione nostalgia fatta bene, vi parlerò di tutte le ispirazioni di Stranger Things. Quindi una carrellata di film e informazioni sugli anni Ottanta che hanno portato alla realizzazione di questa serie Netflix, che per me, cioè io c'ho Netflix per Stranger Things. Che dico? Scusa. Perché dire che Ghostbusters degli anni Ottanta non si tocca e non possono fare le operazioni nostalgia, quando poi c'è sta Stranger Things? Faccio il paradosso? Faccio l'altro paradosso? No, guardiamo questa cosa. E quindi vi parlerò dei Duffer Brothers. I Duffer Brothers sono i creatori di Stranger Things. E i Duffer Brothers sono due geni i quali hanno preso tutte le loro passioni degli anni Ottanta, dei film anni Ottanta, della musica anni Ottanta, dei giochi anni Ottanta, e l'hanno ficcata tutta in questo contenitore, perché è un contenitore meraviglioso che è Stranger Things. I Duffer Brothers amano alla follia Stephen King e Steven Spielberg. Due film che hanno condizionato la creazione di Stranger Things sono Alien e Aliens. Aliens e Alien 2. I Duffer Brothers hanno detto che quando c'è l'atmosfera del sottosopra, quando dalla realtà andiamo giù, quella parte è tutta ispirata alle ambientazioni di Alien. Il sottosopra, detto dai Duffer Brothers, non è stato fatto in CGI. È un set interamente costruito, ed è un set interamente buio e poco illuminato, ed è un set interamente pieno di piume, perché l'effetto pulviscolo che si ha nel sottosopra è generato da delle piccole piume. Il personaggio di 11, questa bambina con i poteri su cui vengono fatti degli esperimenti, si ispira fondamentalmente a un sacco di personaggi. Allora, partiamo dal più semplice. Stephen King, The Firestarter, il libro si chiama L'incendiaria, il film Fenomeni paranormali incontrollabili, con una giovanissima Drew Barrymore che è in grado di generare incendi. La storia di quel film è cardine, come se fosse il plot della storia di 11. Sempre per quanto riguarda Stephen King, e sempre per quanto riguarda 11, importantissimo è il film e il libro Carrie, lo sguardo di Satana, un bellissimo film di Brian De Palma, un film eccezionale con una Sissy Spacek unbelievable. Parla di questa ragazza adolescente che all'improvviso scopre di avere dei poteri telecinetici, ma perde completamente il controllo di questi poteri a causa delle persone che la circondano. Un'altra ispirazione: esiste un libro di Stephen King che si chiama The Body, che è l'ispiratore del film Stand By Me. Non so se ve lo ricordate, quello di quei quattro ragazzi che vanno alla ricerca di un cadavere, scoprono questa notizia, vanno alla ricerca di un cadavere che si trova in un bosco non lontanissimo dalla loro casa. È un altro punto cardine dello screenplay, della sceneggiatura. Addirittura, quando furono scelti i ragazzi che interpretano i vari ruoli in Stranger Things, i ragazzi che la combriccola dei ragazzi di Stranger Things, per essere accettati a recitare nella serie, il loro provino era una scena di Stand By Me, perché quello che vogliono i Duffer Brothers, e secondo me ci sono riusciti, è che si creasse in Stranger Things quel fenomeno di unione, di amicizia e fratellanza tra i ragazzi, da poter trasportare
come contenitore anni 80 e 90 in una serie attuale. Andiamo su un'altra ispirazione, Lo Squalo di Steven Spielberg, è fonte di ispirazione in quanto la tensione che i Duffer Brothers provavano negli attacchi dello squalo nel film, loro l'hanno trasportata per quanto riguardava l'aspetto del demogorgone e dell'entità malefica. Andiamo su un'altra ispirazione che è It del 1990 e il libro It. Lo amano proprio Stephen King, i Duffer Brothers. Sempre per il concetto dell'amicizia, sempre per il concetto di male, entità ben rappresentate nel libro, e nel libro più che nel film ci sta qualcosa di più mistico e più profondo. Ci sono elementi che non appaiono nel film, che sono molto forti, e loro hanno cercato di trasportarli in Stranger Things. Facile, sempre per il personaggio di 11. Etty! Telefono casa, e tutto l'aspetto romantico e drammatico che c'è in Etty, trasportato sul personaggio di 11. Addirittura, quando nella prima stagione 11 viene vestita da ragazzina con i capelli biondi, con la parrucca bionda, loro si sono ispirati quando Drew Barrymore bambina veste Etty da donna che esce dall'armadio. Non so se vi ricordate la scena quando vestono Etty da donna con la borsa della nonna, il cappellino, quello là. È un collegamento strano, ma Etty si collega a 11 per questo. Parlando di 8, rapporto con Star Wars. Per i Duffer Brothers, Otto, che riesce a controllare i suoi poteri, è la maestra di 11, quindi Otto è Yoda e 11 è Skywalker. Poi c'è Scanners, c'è un film bellissimo, bello violento, che è Scanners, che parla del controllo mentale, delle esplosioni di cervelli con i poteri, una figata Scanners. Anche questo è stato preso come ispirazione per i poteri di 11. Quindi in 11 abbiamo i poteri di Carrie, la forza di Star Wars, i poteri dell'incendiaria di Stephen King e i poteri di Scanners. È potentissima 11! Un'altra ispirazione, i Gremlins. Quando nella seconda stagione appare il cucciolo di Demogorgone, c'è l'ispirazione a Gizmo dei Gremlins. Cioè, il Demogorgone è cattivissimo, è crudele, ma è un cucciolo questo Demogorgone qua. E potrebbe essere educato bene o educato male, si potrebbe essere anche allevato, volendo, da Dustin, chi lo sa. Arriviamo alla ciccia, i Goonies, che dire, Stranger Things e i Goonies. I Duffer Brothers sono stati intelligenti e hanno preso proprio quella struttura. Non parliamo solo di ragazzini tra i 11 e i 13 anni, ma parliamo anche dei fratelli maggiori che hanno 16-17. In Goonies funzionò tantissimo, perché non era una storia solo per ragazzini, era una storia per ragazzini e teenager e genitori messe insieme. La potenza del gruppo sta che ci sono delle figure più mature, che sono i fratelli maggiori, unite a quelli più piccoli. E il fatto che loro avessero dei contrasti e un'unione. E il fatto che ogni personaggio ha una sua caratteristica personale forte. Quindi i Goonies è un'operazione perfetta, da un punto di vista di raccontare una storia per ragazzi, ed è stata interamente trasportata in Stranger Things. Mad Max! In Mad Max, cioè, fantastico film Mad Max con Mel Gibson, ce ne sono tre, c'è chi ama Oltre la sfera del tuono, c'è chi ama Interceptor, c'è chi ama i Mad Max, a me piacciono tutte e tre. Io purtroppo sono cresciuto che ero, quando ero piccolino era uscito il terzo, quindi io sono affezionato a Oltre la sfera del tuono, però anche i primi due sono una bomba, se non sono addirittura più belli. Il personaggio della ragazzina che appare nella terza stagione, Max, è ispirata a Mad Max, la chiamano così per questo, e infatti anche quando gioca alla sala giochi lei si chiama Mad Max. Perché? Perché Mad Max è una ragazzina che sa guidare benissimo la macchina, ma soprattutto loro volevano, non tanto nel personaggio della ragazzina, ma che ci fosse Mad Max dentro Stranger Things in qualche modo. La storia è infinita.
In Stranger Things c'è la storia infinita. Non solo per la scena stupenda e meravigliosa della terza stagione, quando il personaggio che non abbiamo mai visto, ma solo sentito, Susie, la fidanzata di Dustin, appare finalmente nel telefilm, e c'è questa scena dove loro due insieme, prima di salvare il mondo, devono cantare la storia infinita, perché se non cantano la storia infinita, Susie non dà il codice segreto che va mandato con la trasmissione satellitare a quelli che stanno nella base. Sta da cantare Never Ending Story, ma perché la struttura di tutti i ragazzi, unita al fatto degli incroci tra realtà. In Stranger Things abbiamo l'upside down, cioè il sottosopra, e la realtà. E nella storia infinita noi abbiamo fantasia e la realtà. Bastian legge il libro e vede quello che succede nella storia infinita. A un certo punto della storia infinita riesco a capire che qualcuno sta leggendo e controllando la situazione. E poi alla fine della storia infinita la principessa, cioè l'imperatrice, insieme ad Atreyu, chiamano Bastian. L'imperatrice parla a Bastian e dice: se non, tu non ci credi nella fantasia, non può tornare fantasia. Questa figata è tutta rapportata nella struttura della sceneggiatura tra il sottosopra e il collegamento tra i personaggi e il loro sentirsi anche a distanza, perché i poteri telecinetici di 11 permettono anche questo. L'esorcista, un'altra ispirazione di Stranger Things è l'esorcista. Quando nella seconda stagione Will viene posseduto dal Mind Flayer, la scena e la sequenza della possessione è interamente ispirata alla possessione di Regan dell'esorcista. Il Demogorgone e il Mind Flayer sono mostri di Dungeons and Dragons. Anche Dungeons and Dragons è ispirazione dei Duffer Brothers. Questi nomi, Demogorgone e Mind Flayer, sono mostri che stanno nel gioco di D&D, che i ragazzi scontrandosi con questa realtà, non sapendo, essendo qualcosa che non era reale, non sapendo come chiamarli queste entità, questi mostri, li chiamano Demogorgone e Mind Flayer. Ma c'è la scena con cui inizia Stranger Things, loro che giocano a Dungeons and Dragons, che è presa para dall'inizio di E.T. Non molti si sono accorti che nell'inizio di E.T. tutti i ragazzi stanno giocando a Dungeons and Dragons. Esiste solo un film degli anni 2000, quindi non degli anni 80, che ha ispirato Stranger Things, e invito tutti a guardarlo, perché la struttura dei personaggi e dell'ambientazione è presa da lì. Cioè, per rendere fresco un prodotto con riferimenti anni 80, e 90 e 70, rifacendosi a tutto quello che è l'aspetto cinematografico dell'epoca, loro avevano bisogno di un trade union, che è dato da un film con una struttura degli anni 2000, rapportata a questo è mixato. Il film è Super 8. Super 8. Detto questo, abbiamo finito. E io chiedo scusa a queste persone che mi hanno fermato per strada e mi hanno detto: che cosa dici? Che cosa hai fatto? Avete ragione, io vi chiedo scusa dal profondo. La Tana è un'operazione nostalgia enorme.